Una terza ondata della pandemia è molto meno probabile della seconda che poi c'è stata, lo ha affermato Luca Ceriscioli, ex governatore della Regione Marche, in una intervista rilasciata al direttore Marco Ferri durante la rassegna stampa di questa mattina. Un'affermazione dettata dal fatto che spiega il prossimo anno probabilmente avremo il vaccino, che andrà fatto prima agli operatori sanitari, in prima linea nella lotta contro il virus, ed aggiunge poi lo farò anche io. L'ex presidente, ora tornato ad insegnare nelle scuole in didattica a distanza, si è espresso anche a riguardo del blocco del progetto per l'ospedale unico. L'investimento da 250 milioni, dice, non impedisce di riattivare gli altri ospedali. Il problema principale rimane reperire il personale medico. Pensiamo a quello che ha subito l'economia marchigiana dopo il primo lockdown e il secondo lockdown. Poter mettere in moto un investimento da 250 milioni di euro in edilizia per i prossimi 3 anni, che trascina con sé almeno altri 15 settori economici. Anche se uno non fosse convintissimo dell'ospedale, dovrebbe essere convinto di quanto è importante mettere in moto un investimento del genere in questo momento. Perché qualunque altra strada impiegherà anni prima di partire. I professionisti devono poter lavorare insieme dentro un'unica struttura. È unico fra Pesaro e Fano, ma non ha chiuso Urbino, non ha chiuso Pergola. Quindi è unico in questo senso. Ceriscioli, inoltre, nonostante si trovi d'accordo con la gestione della pandemia dell'attuale governatore, fa comunque un appunto. Si deve scegliere quali strutture sono destinate al Covid e quali no, altrimenti si corre il rischio di sporcarle tutte, mentre sull'ordinanza antiassembramento di Acquaroli dice che è stato seguito l'indirizzo dettato dal governo. Tutto ciò che crea assembramenti va evitato il più possibile, seppur senza esagerare. Aggiungi inoltre che per gestire le quattro aree vaste ASUR è necessario un intervento dall'alto per far sì che si coordinino tra loro. Toccato anche il tema del Covid Hospital che, come da previsioni, dice Ceriscioli, si è rivelato utile e poco dispendioso per la regione, oltre che costruito in tempi record. Civitanova aiuta a tenere gli ospedali più puliti, ma se non si sceglie quali adibire al Covid e quali no, rischiamo di ritrovare i contagi in tutte le strutture. Prima si è dimostrato che quell'investimento serviva, come era anche portato per me, sapendo che poteva arrivare la seconda ondata della pandemia, ma anche altri fenomeni. Secondo, avendo finanziato con 42 milioni a giugno l'ampliamento dell'offerta negli ospedali, abbiamo fatto vedere anche chi credeva fosse quella la soluzione, che i tempi per adattare gli ospedali erano molto più lunghi di quanto si potesse volere per realizzare l'ospedale La Fiera. L'ospedale La Fiera è pienamente funzionante, gli spazi aggiuntivi negli ospedali non ci sono perché i tempi inevitabilmente sono molto più lunghi. Immaginare di fare gli impianti dentro un ospedale esistente, insomma, sono tutte attività che portano via più tempo.